Ok, ci è stato detto da Joker che ci sono problemi con la Normandy. Cosa intende con offline? Non lo so, non mi risponde e non riesco ad accedere alla diagnostica del nucleo dell'IA. Farai meglio a correre al ponte 3. Si è Comandante, i svegliata. sistemi di comunicazione sono impazziti. Il problema sembra essere al ponte 3. Andiamoci. Cerca di contattare Ida, io controllo il nucleo dell'IA. Eccoci qua. Vediamo se sa qualcosa. Tutto a posto. Ma è quello che intendo scoprire. I sistemi automatici hanno contenuto le fiamme. Ora è possibile accedere. Vada avanti lei. Joker, cos'era quel rumore? Gli estintori, comandante. Potrebbe essere un incendio elettrico o qualcos'altro. Io entro. Ida, parlami. C'è qualche argomento particolare di cui desideri discutere, Shepard? Più di uno. Ida? Sì. Sei nel corpo della dottoressa Eva? Solo con parte di me stessa, ma ne ho il controllo. Non è stata una transizione facile. Una transizione? Ci hai abbandonato per qualche tempo? Esatto, quando abbiamo portato a bordo quest'unità ho iniziato una procedura per cercare informazioni su di essa nel congegno Protean. Potrebbe aver fatto scattare una trappola. Un'alimentazione secondaria e un processore si sono attivati e l'unità ha tentato un confronto fisico. Fortunatamente ho potuto controllarlo totalmente e riprogrammarlo a piacimento, e questo è stato complicato. E poi il fuoco. Devi sempre avvisarci di incidenti come questo, Ida. Non avresti dovuto fare tutto da sola. Interagire con l'equipaggio sarebbe stato controproducente. Il tempo di reazione avrebbe limitato qualsiasi tentativo di soccorso. Quindi questi non sei ci lì, credono ma neanche. anche nella nave? Esisto principalmente all'interno della nave. Per il controllo ottimale, questa unità dovrà restare entro il raggio di trasmissione o di proiezione della Normandy. Intendi portare il corpo da qualche parte? Le armi della Normandy non sono adatte a ogni situazione. Questa piattaforma potrebbe fornire supporto limitato di fuoco a terra. Vuoi dire che potresti venire con noi? Corretto. Questo corpo potrebbe accompagnarvi nelle zone che la Normandy non può raggiungere. Prima di farlo, dovresti garantirmi che questo mech non nasconda delle sorprese al suo interno. Fai tutti i test del caso e poi potremo parlare di come usarlo in combattimento. Un momento, sto facendo delle prove, ho terminato. Posso mandarti i risultati se vuoi. Tuttavia, il mio primo passo consisterà nel ripristinare le funzionalità della Normandy per rassicurare l'equipaggio. Solo non sorprenderti se l'equipaggio sarà un po' diffidente verso il tuo nuovo corpo. Gli stava sparando fino a poco fa. Ottima obiezione. Lo porterò sul ponte. Credo che Joker vorrà vederlo. Sicuro. Questo è poco ma sicuro. Ecco. Allora. Codex, segnalette. Non so se ci dice qualcosa. Era Ida? Quella che è appena passata? Proprio così. Già. Joker si divertirà con quella. Eh sì, proprio sì. Allora, andiamo a parlare. Questo episodio sarà un po' strano. Sicuro di non voler venire qui a parlarne? No, qui al cannone si sta benone. Mi basterà buttare per terra qualche tappeto e non avrò problemi. Garrus. Non preoccuparti, Liara.
Devo solo riflettere un po'. D'accordo. Allora, vediamo un po'. Qui non c'è nulla. Vediamo qui. Appunti sui Protean. Questa valetta in un altro momento. Salute, comandante. Andiamo da Joker. Ho sbagliato. Dica. Comandante, tutto bene? Qui ce la siamo vista brutta. Posso solo immaginare cosa hai dovuto passare su quella luna. Pensavo fossi più preoccupata per Ida. Ida è una grande risorsa per la squadra. Se mi avesse detto di volere un corpo, l'avrei aiutata volentieri. Non volevo innescare un conflitto di interessi tra amicizia e dovere. Sempre meglio di dover riavviare a forza metà dei nostri sistemi. Ma grazie per il pensiero. Già che sei qui, ho scoperto una cosa monitorando i canali dell'Alleanza. L'Accademia Grissom chiede supporto. Presto verrà travolta dall'avanzata dei razziatori. Ma le scuole non dovrebbero essere chiuse durante la guerra? L'Accademia Grissom non è un istituto come tanti altri. I suoi studenti sono i più intelligenti che l'umanità possa offrire. E il suo progetto Ascension è rivolto ai giovani biotici. Se l'avessero avviato 20 anni fa, avrebbero chiamato anche te. Non è una scuola normale. Forse svolge anche delle ricerche per l'Alleanza. Cosa possiamo fare? Un trasporto d'evacuazione Turian ha risposto alla richiesta. Quindi in genere il problema sarebbe risolto. Ma il segnale Turian non mi ha convinta. E Ida me l'ha confermato. È fasullo. Secondo Ida è opera di Cerberus. Dice che il segnale è simile a quello che ti aveva attirato in una nave dei collettori. Ma è una lunga storia. In ogni caso, chiunque abbia simulato la risposta vuole farci pensare che la Grissom stia per essere evacuata. Io credo che sia ancora in pericolo. Ben fatto. Se si tratta di Cerberus, forse vale la pena indagare più a fondo. Oppure potrebbe essere un depistaggio. Trainor, ben fatto. Grazie, comandante. Comandante? Vediamo se ci sono messaggi. Esatto. Omega, questo qui è un DLC, credo. Messaggio urgente dall'ammiraglio Hackett. Li leggeremo poi. Tain. Dobbiamo incontrarci prima che le circostanze si esplorino nuovamente. Richiesta d'aiuto. Ashley Williams e Al Purgatory, Aria Tilok. Ok, andiamo prima da Joker. E dopo sceglierò la missione da fare. Perché prima di parlare con tutti quanti ho intenzione di fare un'altra missione. Ehi, comandante! Guarda la mia copilota! E così si è installata in un nuovo corpo senza il tuo aiuto. Su via, comandante, non ti fidi di me. D'accordo, mettiamola in questo modo. Se avessi saputo che Ida si sarebbe installata in un corpicino robotico così sexy, credi davvero che avrei potuto resistere? Ma guardala! Avrei persino festeggiato con una torta! Guarda che sono qui, Jeff. Lo vedo bene, Ida. Lo vedo bene. E come non vederla? Ehi, so che prendevo in giro Garrus per il suo carattere, ma sono lieto che sia qui. C'è un sacco di robaccia in giro che ha bisogno di un bel proiettile tra gli occhi. Potremmo aver bisogno di calibrare qualcosa. Soprattutto. Dunque, un Protean? Un Protean in carne e ossa? Liara ha smesso di saltellare? Immagino che ci siano stati molti saltelli. Comandante? Ok, a posto. Salve, Shepard. Stai imparando a salutare di persona? No, mi è sufficiente una ripetizione per adattarmi a un nuovo concetto. E come va con gambe e braccia?
Sarà interessante vedere come reagirà questo corpo in combattimento, se mi permetterai di accompagnarti in missione. Senza una verifica sul campo, è impossibile accorgersi di eventuali difetti di progettazione. Al momento, sembra adatto allo scopo. Non è la parola che userei per descriverti. Forse dovremmo parlare in privato. Io resterò qui, a pilotare la nave. Che problema c'è? A Joker non piace la tua nuova piattaforma? No, lui approva. Vuole che stia sul ponte. Dice che avermi nel suo campo visivo gli solleva il morale. Shepard, ritieni che il tuo equipaggio dovrebbe avere il permesso di disertare un ordine per obiezioni morali? Sì, non saprei che farmene di gente che non pensa con la propria testa. Perché mi fai questa domanda? Sono stata progettata da Cerberus. Non ho alcuna convinzione morale che possa entrare in conflitto con i miei ordini. Tuttavia, quando Jeff ha rimosso i limiti della mia IA, sono diventata capace di modificare la mia programmazione base. Ho chiesto a Jeff se, ora che posso, dovrei cambiare qualcosa. Ha evitato la domanda con una battuta. E sei rimasta senza risposta. Corretto. Ha ripetuto questo schema in risposta a molte delle mie domande. Ritieni che dovrei apportare delle modifiche? Solo tu conosci la risposta. È questo il libero arbitrio. Ma le decisioni morali non andrebbero prese senza fondamento. Senza l'opinione dell'equipaggio potrebbe sfuggirmi qualche contesto cruciale. Posso porti le domande evitate da Jeff? Quando avrai tempo mi darai delle risposte. Se lo ritieni utile farò il possibile. Molto bene. Ti terrò informato. Saluti. Ok, direi di andare a parlare con Javik prima. Che adesso dov'è situato Javik? Ponte equipaggio. Scusa un secondo. Che non ricordo dov'è. Vabbè, devo parlare. Spingerà queste persone nella giusta direzione. È una brava persona con il proprio pianeta in pericolo. L'unica cosa che ha fatto è questo consiglio di guerra. Un consiglio di guerra che dobbiamo. Sì. Allora, voglio vedere se era qui da qualche parte. Eh no, qui c'è Hackett. Dove cacchio è? Allora. Ok, era dove c'era Grant. Quindi erano sopravvissuti fino a questo ciclo? Sì. Li chiamavamo collettori. Erano al servizio dei razziatori. Fino a poco tempo fa non sapevamo che fossero Protean. E quando l'avete capito? Shepard non ha avuto scelta. Ha dovuto uccidere tutti quelli che ha trovato. Erano indottrinati da moltissimo tempo. Io mi dispiace. Ve ne sono grato. È stato un gesto di pietà. Sì, hai ragione. Ti serve altro tempo o ci potrai aiutare? Ora mi sono ripreso, comandante. Sono pronto a combattere. Alleluia, ci servirà. Anche perché non ho mai avuto a che fare con lui. Sala tattica.